buongiorno a tutti. E oggi sono qui dal Sinceremberatore a mangiarmi un piatto di origine romano. Di origine romana, la carbonara. La carbonara. Adesso sono qui in sala ad attendere il piatto e vi faccio vedere com'è questa carbonara che fanno loro. Ciao, a dopo. E adesso andiamo alla materia. Questo bel piatto di carbonara, vediamo un po', ma c'è la voglia, prendiamo un po'. Guardate un po'. Adesso lo andiamo a assaggiare. È proprio buona questa carbonara, ma devo vedere se riesco a finirmela tutta, però perché questo è un bel piatto della montagna. Qua sale, cosa ne sapete? Proprio buono questo piatto, ma non ho fatto colazione, sono stato a digiuno tutta la mattina e ho aspettato l'ora di pranzo. Questa carbonara è proprio buona, ve la consiglio. Dopo vi do le considerazioni finali, dopo avermi mangiato tutto il piatto, vi darò dopo le considerazioni finali. Ciao, buon appetito. Poi alla fine me la sono mangiata tutta la carbonara, me la sono spazzata in 5 minuti, in 5 minuti grazie, perché sennò venuto proprio a stomaco vuoto. E adesso prendo un po' di pane e ne faccio anche un po' di scarpetta. Faccio un po' di scarpetta. Faccio anche la scarpetta. Io vi consiglio di andarci a mangiare una bella carbonara, è proprio buona. Buono, la consiglio, bravi. E come secondo invece mi sono preso semplicemente una pozzarella di bufala con, e loro me l'hanno condita con un po' di rucola e pomodoro, che ovviamente non mangerò perché a me non mi piace tanto la rucola e non mi piace tanto nemmeno il pomodoro. Andiamo al taglio. Cioè praticamente è proprio la mozzarella di bufala campana, sì. La mozzarella di bufala si mangia a Napoli, in Campania, ma non dalle altre parti, non dalle altre parti di Italia. No,
cioè proprio questo piatto si chiama la caprese. Si chiama la caprese. La caprese, che praticamente sarebbe mozzarella di bufala, pomodoro e rucola. Questa è la caprese. Una bella caprese, però ovviamente mi mangio solo la mozzarella, i pomodori, la rucola, purtroppo non me ne mangio. Ecco qui, ho finito. Ragazzi, sia la carbonara che la caprese erano buone. Erano proprio buonissimi come piatti. Vi consiglio di andarci. Vi consiglio di venire qui dalla Rosticceria Imperatore con gli Eminei. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima.